Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. Ospite in studio questa sera il sindaco del comune di Tambre, Oscar Facchin, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Prima della domanda che voglio fare al sindaco per parlare di un argomento specifico va fatto un preambolo. Non è certo un momento buono per la politica, sempre più le persone si stanno allontanando. Questo è pericoloso, soprattutto non è utile. Bisogna cercare di coinvolgere nuovamente, soprattutto i giovani, a interessarsi di politica, perché senza politica non si va da nessuna parte e soprattutto si rischia di lasciare in mano le sorti a qualcuno che è un pochino meno attento a quelle che possono essere alcune norme etiche o morali. Per fare questo bisogna coinvolgere i giovani e fargli capire il meccanismo delle istituzioni ed è questa una via che ha intrapreso il Comune di Tambre. In che modo? Ma diciamo che noi abbiamo cercato di coinvolgere i giovani della consulta dell'Alpago, che pur essendo un soggetto apolitico, noi abbiamo cercato di coinvolgerli in modo tale da fargli capire quello che è il funzionamento di un ente pubblico e cosa vuol dire un'istituzione. Abbiamo avuto il piacere che hanno partecipato alla manifestazione del 4 novembre, dove tra le altre cose abbiamo avuto come relatore l'avvocato Stefani, che è la famosa voce della Dunata degli Alpini. E in questa occasione i ragazzi hanno letto alcuni scritti. Dopodiché, a fine novembre, assieme al nostro assessore la Lucia Della Libera, si sono recati a Roma, dove hanno avuto la possibilità di visitare sia il Senato che la Camera dei Deputati e di incontrare i nostri rappresentanti ministeriali. E qui loro hanno portato a questi nostri rappresentanti anche alcune idee per poter sviluppare un territorio montano che ha notevole difficoltà come quello nostro. E con fine anno l'obiettivo che ci siamo posti come amministrazione è quello di una serie di incontri, uno o più incontri con il sindaco, con gli assessori, i consiglieri e anche con il segretario se vi è la necessità per capire come effettivamente funziona un ente pubblico come può essere il comune che è il primo ente che ha contatto con i cittadini. Ma vi sembra gradita questa vostra iniziativa? Ma diciamo che abbiamo trovato parecchia sensibilità da parte di questi ragazzi e sicuramente notevole entusiasmo per questa nostra iniziativa che stiamo portando avanti. I giovani vanno attenzionati, come si usa dire, voi avete un piano per le politiche giovanili che non si ferma solo a questo. Sì, diciamo che c'è un bando regionale che ha finanziato queste progettualità. Al quale partecipano tutti quanti i comuni della Conca dell'Alpago. Abbiamo partecipato anche noi come comune di Tambre e tra le varie attività, quest'estate c'è stato anche un laboratorio di sartoria curato da una giovane del comune di Tambre, Esther Zampieri, che ha riscosso notevole successo. Parliamo adesso di qualche problematica, una molto sentita è quella che riguarda l'impianto natatorio. È stata una scommessa, fino a questo momento non si può dire persa, ma nemmeno vinta. No, diciamo che ormai siamo alla terza gestione, siamo partiti anche con questa gestione con notevole entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale. Purtroppo le aspettative non si sono rilevate tali, nel senso che dopo un primo periodo nel quale c'era anche parecchio entusiasmo da parte degli attuali gestori, diciamo che questo è andato un po' scemando, dopodiché non si può, a mio avviso, seguire e portare avanti la gestione di un impianto natatorio recandosi sul posto, diciamo, io lo chiamo anche un posto di lavoro, solamente ogni settimana o ogni 15 giorni. Per poterlo far decollare vi è la necessità di seguirlo in maniera attenta, continua, e purtroppo questo non è successo e quindi le aspettative che avevamo come amministrazione sicuramente in questo periodo sono andate scemando. Dispiace che poi si stia cercando di far ricadere sull'amministrazione, che a mio avviso ha sempre cercato di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei gestori, il fallimento di questa gestione. E purtroppo ci siamo trovati nella situazione di andare a chiudere prima del termine della concessione, che era il 31 dicembre del 2019, l'impianto natatorio, anche a fronte dei debiti che l'attuale gestore ha, soprattutto nei confronti del fornitore di energia elettrica. E qui appunto voglio aprire anche
una parentesi, perché effettivamente noi dobbiamo riconoscere al gestore dell'impianto natatorio una cifra per il funzionamento della nostra rete di teleriscaldamento che è collegata con l'impianto natatorio. Ma stiamo parlando di una cifra irrisoria, in quanto noi abbiamo installato un conto a kilowatt termico che ci ha permesso di quantificare quello che il comune deve all'attuale gestore, che sono 2.500 euro, dei quali 2.000 li abbiamo già riconosciuti, a fronte di un debito che il gestore ha nei confronti del fornitore che è notevolmente maggiore. Quindi ci tenevo anche a sottolineare questo aspetto. Quindi è un debito che comunque ormai sarà sulle spalle dell'amministrazione? No, diciamo che il debito è sulle spalle del gestore. L'impianto. Avete in questi anni di gestione, evidentemente che non vi ha soddisfatto, dei parametri per sapere se economicamente può reggersi in piedi? Ma diciamo che queste sono strutture, come poi sono gli impianti sportivi, che hanno una funzione prettamente sociale e anche nel nostro caso sicuramente un'attrattiva dal punto di vista turistico, quindi si deve mettere assolutamente in conto che ci sarà una perdita dal punto di vista di gestione che deve essere compensata, in questo caso io dico anche attraverso un contributo da parte dell'amministrazione pubblica. Noi, voglio sottolinearlo, riconoscevamo al gestore tutto quanto l'aspetto legato alla parte di energia termica, quindi tutto quanto l'aspetto termico ci facevamo carico noi come amministrazione, e questo vuol dire circa investire da parte dell'amministrazione comunale di Tambre circa 40.000 euro, oltre ad alcuni aspetti legati alla manutenzione ordinaria che ci richiedevano anche un ulteriore impegno dal punto di vista economico. Quindi sicuramente la struttura ha una valenza importante per il territorio sia dal punto di vista sociale, anche se effettivamente ho riscontrato poca sensibilità anche da parte dei cittadini della Conca del Pago nei confronti di questo impianto, e anche dal punto di vista turistico. Però arrivati alla terza gestione sicuramente dovremo fare delle valutazioni ben attente, perché investire 50.000 euro su un impianto natatorio, dai 40 ai 50.000 euro all'anno su un impianto natatorio e mettendo a rischio alcuni servizi, come amministratori dovremmo sicuramente fare delle valutazioni ben attente. Vabbè, parliamo adesso di un'altra problematica che è legata alla centralina sul torrente Borsoi, anche questa mi pare una annosa questione. Sì, ecco, ci tenevo appunto a entrare anche nel merito di questa questione, in quanto noi abbiamo una concessione per il diritto di superficie e per l'utilizzo delle superfici per ciò che riguarda gli impianti e gli impianti appunto per la centralina idroelettrica sul torrente Borsoia, per la quale la società ci doveva un canone di circa 40.000 euro all'anno. Questi canoni ormai non ci sono più riconosciuti dal 2015, quindi non sono più versati dal 2015, e di conseguenza abbiamo dovuto, tra le altre cose, per giustificare il mancato pagamento di questi canoni in maniera strumentale, la società ha aperto ha iniziato una causa presso il Tribunale delle Acque di Venezia, per appunto non riconoscerci questi canoni. In realtà sia in primo grado sia poi in appello, per poi la società si è rivolta appunto al Tribunale delle Acque a livello nazionale a Roma, che ha dichiarato l'incompetenza da parte del Tribunale innanzitutto per ciò che riguarda la questione. E questo, e adesso siamo in Cassazione, dove che comunque il Comune di Tambre si è costituito per al fine di garantire la sua posizione e la bontà anche dei primi due giudizi che ci sono stati. Nel frattempo, tra le altre cose, abbiamo dato l'incarico all'avvocato per poter procedere con un decreto ingiuntivo. Il giudice ha dato la provvisoria esecutività di questo decreto ingiuntivo, abbiamo pignorato delle somme e adesso siamo in attesa da parte del Tribunale Civile di Belluno di poter discutere queste somme. Quindi stiamo andando avanti, perché anche perché stiamo parlando di una cifra importante, che sono circa oltre 160.000 euro. Questo è solo per i canoni, poi ci sono tutte le spese legali che saranno a carico. Esatto, a carico. Però in questo momento fate fronte voi. Diciamo che in questo momento facciamo fronte noi, anche il Comune di Chiesa, che tra le altre cose è interessato
in quanto la convenzione riguardava sia i comuni di Tambre che i comuni di Chiesa. Parliamo, se alleggeriamo un pochino il tono, e parliamo delle festività natalizie che sono ormai, hanno preso avvio, ci sono già le luminarie, ci sono gli alberi di Natale, i presepi. Il vostro è un comune che molto si è interessato a rendere più liete le vacanze ai turisti. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo un programma corposo. Si inizia già con inizio dicembre. E mi piace sottolineare la collaborazione che c'è stata nel redigere anche questo programma tra gli operatori locali e la Proloco del territorio. Sicuramente il programma è un programma importante che va a 360 gradi a interessare sia le famiglie che ci sono alcune iniziative dal punto di vista culturale, alcune iniziative dal punto di vista sportivo, e quindi invito tutti quanti a recarsi a Tambre per partecipare a queste nostre iniziative. Il programma, tra le altre cose, si può trovare sul sito sia della Proloco che del Comune di Tambre. E coinvolgerà anche la zona del Cansiglio, qui vedo che ci sono gli sled dog, che è molto particolare come pratica. Ci sono una serie di iniziative. Le slitte trainate dai cani. Esatto, ci sono una serie di iniziative che interessano sia l'area del Cansiglio, tra le altre cose sul programma è stato inserito anche il programma della frazione di Spert del Comune di Alpago, e questo sta a significare anche una certa sinergia che c'è tra le associazioni che operano sul territorio. E poi qui si pubblicizza un appuntamento ormai consueto, che è con la Transcavallo. Sì, sicuramente è uno degli appuntamenti sportivi dal punto di vista invernale più importante, non dico solamente della Conca dell'Alpago, ma sicuramente a livello provinciale. Basti pensare ai numerosi eventi dal punto di vista internazionale che si sono organizzati in questi ultimi anni. Allora, per coloro che amano la discesa, l'unica possibilità è questa dello sci d'alpinismo, ma insomma bisogna avere una certa abilità. Certo. Molto più facile invece approcciarsi allo sci da fondo. Avete la piana del Cansiglio, dove state facendo dei lavori in collaborazione con il Golf Club. Ma diciamo che come Comune di Tambre abbiamo un contributo da parte della Regione Veneto per realizzare un sistema di innevamento per una pista da fondo. Ci mancavano le risorse per il cofinanziamento di questo finanziamento regionale. Siamo usciti con un bando di sponsorizzazione al quale ha partecipato il Golf Club Cansiglio, e questo mi ha fatto enormemente piacere. Con questo bando di sponsorizzazione il Golf si impegna, oltre ad andare a integrare il contributo regionale fino alla somma del progetto di 286.000 euro, a integrarlo con un'ulteriore somma, quindi andiamo con un contributo che va oltre i 100.000 euro. E questo ci permetterà di realizzare, oltre al sistema di innevamento per la pista da fondo, anche un sistema di irrigazione per i green del campo da golf. Al momento attuale abbiamo fatto richiesta appunto alla Regione della possibilità di poter integrare questi due interventi, e quindi con la possibilità di avere la conferma del contributo che ci era stato assegnato. Beh, siete riusciti a trovare una soluzione per far convivere fauna selvatica, che è molto presente, il golf e anche la pista da fondo? Ma diciamo che il problema legato alla fauna selvatica è un problema ormai che si sta trascinando da parecchi anni. Sicuramente allo stato attuale diciamo che riusciamo a far convivere tutte quante le attività che ci sono in Cansiglio. Ecco. E mi permetto anche di sottolineare, visto che ho questa possibilità, che c'è stato un incontro ancora a inizio agosto assieme alla Regione Veneto per cercare di definire alcuni aspetti per ciò che riguarda alcune progettualità che le amministrazioni, non solamente di Tambre ma anche del Comune Alpago di Fregona, che sono diciamo i comuni sui quali gravita l'area del Cansiglio, avevano tutto l'interesse che la Regione cercasse di portare avanti. Purtroppo da questo incontro di fine agosto doveva susseguirsi un ulteriore incontro ad inizio settembre, e questo ci era stato garantito da parte dell'assessore Pan. Purtroppo questo incontro non c'è ancora stato, e quindi siamo ancora in attesa di poter definire alcune progettualità per le quali noi riteniamo ci sia assolutamente necessità di intervenire in Cansiglio. Voglio dire, un esempio è
Santo Svaldo, che ormai è chiuso da parecchio tempo e per il quale a nostro avviso c'è la necessità assoluta di uscire quantomeno con un bando per cercare di trovare un gestore, in quanto la ricettività anche sull'area del Consiglio è praticamente assente o è legata solamente ad alcuni agriturismi che sicuramente non sono in grado di garantire una ricettività tale per la presenza turistica che abbiamo su quel territorio, sia il periodo estivo sia il periodo invernale. E dopodiché ci sono alcuni aspetti legati alla manutenzione delle strade di penetrazione del bosco, per i quali c'è la necessità assolutamente di fare della manutenzione. C'è il problema legato alla telefonia mobile, perché ci sono quasi tutta l'area del Consiglio, oppure alcune zone importanti, sono ancora tutt'oggi scoperte. Sì, visto che stiamo parlando del Consiglio, qualche tempo fa, qualche settimana fa, sono andato a farmi una escursione e ho visto che la situazione non è gravissima come si poteva pensare, visto la quantità di alberi. Comunque ci sono delle problematiche legate al passaggio di vaia in varie zone. Intervenite voi direttamente o avete l'aiuto della regione? Ma diciamo che per ciò che riguarda l'area del Consiglio, essendo un'area demaniale gestita da Esatto. Veneto Agricoltura, tutto quanto l'aspetto legato a vaia per ciò che riguarda l'area del Consiglio è seguito direttamente da Veneto Agricoltura, mentre il comune di Tambre sta seguendo la parte inerente ai danni subiti da vaia per ciò che riguarda la sua proprietà boschiva, che comunque è un danno importante perché stiamo parlando solamente del comune di Tambre, quindi escludendo quello che è l'aspetto legato alla foresta del Consiglio, abbiamo avuto anche noi circa 15.000 cubi di piante a terra. E la problematica sta nella possibilità che si sviluppino dei batteri o delle forme, che distruggano il resto degli alberi. Sì, diciamo che noi oggi con un paio di aziende boschive stiamo procedendo con la rimozione di queste piante che si sono danneggiate, sono state schiantate a terra dal passaggio di vaia, e entro fine anno, inizio appunto del 2020, ci riproponiamo quantomeno di circa 10.000 cubi di poterle rimuovere sui 15.000 totali abbattuti. Abbiamo parlato dell'impianto natatorio e vicino all'impianto natatorio c'è Pian de Dora, Sì. che è un'area sulla quale state lavorando anche qua da tantissimo tempo. Vedo che le cifre sono importanti, ormai avete superato il milione di euro di investimenti, anche con questi che è arrivato, forse anche di più. Sì, diciamo che stiamo investendo parecchio su quell'area, che è un'area, a mio avviso, innanzitutto piacevole da poter vivere. C'è l'impiantistica sportiva più importante che abbiamo sul nostro territorio, c'è un campo da calcio, due campi da tennis. E siamo andati a copertura della piattaforma polifunzionale per un importo di circa 500.000 euro. Abbiamo ricevuto anche un ulteriore contributo ministeriale sul bando sport e periferie, che utilizzeremo per andare a realizzare gli spogliatoi e le tribune sempre all'interno di questa piattaforma polifunzionale. Dopodiché è stato abbattuto il vecchio magazzino comunale e realizzata una nuova struttura che dovrebbe essere a servizio appunto di tutte quante le iniziative che si svolgono in quell'area e anche a disposizione di tutte quante le associazioni che ci sono sul territorio. E anche qui stiamo parlando di un intervento importante di oltre i 200.000 euro, finanziati in parte dal GAL con un contributo di 180.000 euro e in parte dal consorzio BIM con un contributo di altri 40.000 euro. Un'ultima domanda, abbiamo esaurito il tempo. In questa escursione che ho fatto, una cosa che ho notato, non è per sottolineare il poco che non funziona, però non sono tracciati particolarmente bene i sentieri del Consiglio. Avete un piano per poterli tracciare? Obiettivamente non è proprio così scontato tornare a casa. No, diciamo che questa era una delle problematiche che avevamo posto sul tavolo anche dell'assessore regionale, in quanto c'è assolutamente la necessità. Poi capisco la problematica di Vaia che abbia creato dei problemi, perché li ha creati anche sui sentieri che attraversano il comune di Tambre. Però sicuramente su un territorio dove si sta cercando di puntare soprattutto sull'aspetto turistico, sportivo e naturalistico, vi è assolutamente la necessità di intervenire in maniera importante sulla sentieristica. Sì, anche perché è molto bella, però uno rischia di avventurarsi e trovarsi molto a disagio. Assolutamente sì. Vabbè, ok, allora l'invito comunque mio è quello di frequentare questa zona, la frequentano poco i bellunesi, un vero peccato. È molto bella anche perché ci sono dei percorsi che possono essere
essere fatti senza dislivello, praticamente camminando in mezzo al bosco, che è una meraviglia, in estate, in primavera, in autunno in modo particolare. E poi abbiamo tutte le manifestazioni di Natale che vi invito a seguire e a frequentare. Grazie al sindaco di Tambre, Oscar Facchin. Grazie a voi per averci seguito, buona serata.